Affrontare la disabilità con il lavoro in fattoria. Ad Atri l'esperienza di Rurabilandia è ora raccontata anche in un libro. Umberto Bracili. Innamorato della vita, lo conosciamo bene Giovanni e lo confermiamo. Il libro curato da Franca Prosperi è una cooperativa di esperienze ed emozioni. Potrebbe anche diventare un trattato di quello che si deve fare per creare opportunità condivise. Dai compagni di scuola a quelli della fattoria sociale di Rurabilandia, dalle maestre di prima elementare ai professori a scuola, fino ad arrivare alla famiglia che condivide proprio tutto con l'amato figlio. Insomma, leggendo il libro, Giovanni cammina insieme a tanta gente che gli vuole bene. Rurabilandia, diciamo che la vita me l'ha cambiata in positivo, perché io sono un ex studente di ragioneria, quindi considerando che fare l'ex studente è stato difficile, però con i sacrifici ci siamo arrivati, perché ora mi sento realizzato. Merito della realizzazione del libro, pagato interamente dai genitori di Giovanni e che andrà tutto in beneficenza, Franca Prosperi, raffinata poetessa che ha, per così dire, cucito per Giovanni il racconto. Abbiamo ripreso tutti i materiali della sua vita, quindi è una raccolta di documenti, di progetti scolastici, di interviste seguite da Giovanni e seguite qui da me con i ragazzi. I 20 ragazzi di Rurabilandia sono orgogliosi davanti ad una sala gremita. Roberto Prosperi, più che il presidente della Fondazione Ricci Conti, è il caposquadra di una compagnia di amici. L'impegno dei ragazzi e la loro capacità di trasformare ciò che è difficoltà in risorse. Dietro Giovanni c'è una famiglia fantastica. Per noi è tutto. Giovanni è la gioia della famiglia.